Ciao a tutti, io sono Dedda, come ben sapete, e oggi vi presento il mio Draw My Life, scusate per i disegni. Allora, sono nata 23 anni fa, precisamente il 29 aprile del 1992, e nascevo una bambina con tanti capelli neri, e beh sì, era abbastanza scura e pelosetta. E felicemente la piccola Francesca, perché il mio nome, sapete, Francesca, il mio soprannome è Dedda, la piccola Francesca tornava a casa felice con i suoi genitori. Ho vissuto per un po' di tempo, anzi un bel po' di tempo, tutta la mia adolescenza, ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, e vivevo in una casa molto grande, con grandi terrazze, all'ultimo piano di un palazzo. In realtà c'erano molti palazzi nella zona dove vivevo. Ed è proprio lì che avevo le mie amicizie, e ne avevo davvero tante. Mi piaceva stare in mezzo alla gente, come mi piace oggi, sono molto espansiva, quindi ridevo e scherzavo insieme ai miei amici ed ero una grande chiacchierona. Adoravo anche passare del tempo da sola e soprattutto mi piaceva giocare tantissimo con le Barbie, con i peluche e guardare infiniti cartoni animati. Purtroppo, o per fortuna, io non sono andata all'asilo, perché sono andata solamente per un anno, poi ho avuto una brutta esperienza con una professoressa, una maestra, e quindi fortunatamente sono andata, ho passato la mia infanzia dai miei nonni, che adoro, e passavo dalla mattina fino alla sera, ero lì, quindi anche a pranzo mangiavo molto spesso con loro e mi divertivo tantissimo. Poi sono andata alla scuola elementare in questo grande palazzotto rosa e lì devo dire che mi sono trovata bene, avevo tanti amici nuovi, mi piaceva tantissimo la scuola elementare, mi piaceva tantissimo leggere, mi piaceva tantissimo studiare, mi piaceva, incominciò la mia passione per le penne, i colori, ero veramente affascinata da quel nuovo mondo e dai miei nuovi amici. Durante il corso della mia vita ho avuto la possibilità di fare tantissimi sport, di provarne tantissimi. Quello che mi ha accompagnato fino ai 14 anni è stato il nuoto, quindi dai 3 ai 14 anni mi piaceva tantissimo. Poi ho fatto tennis per un periodo di tempo, pallavolo, danza, è durata veramente pochissima la mia esperienza di danza. E poi ogni estate, da quando ero piccola fino a che non ho compiuto i 22 anni, sono andata con i miei genitori nei villaggi e mi divertivo tantissimo, mi piaceva tantissimo stare lì, e in inverno invece andavo in settimana bianca, dove ho sempre adorato la cioccolata calda e le piste da sci e tutto quel bianco. Poi sono giunte le scuole medie, dove ho conosciuto anche altri amici, molti li avevo portati, diciamo, con me dalle elementari, e studiavo. E alle medie ho conosciuto il primo fidanzatino e tanti amici. Poi è nato l'amore della mia vita, che è mio fratello, e da lì nasce il mio soprannome Dedda, perché è lui che mi chiamava così e mi chiama tuttora così, mi chiamano oggi ancora tutti così. Dalle medie ho cominciato ad avere la passione per la scrittura, quindi ho fatto dei concorsi di poesia, dei concorsi di fiabe, mi piaceva tantissimo, e diciamo che da lì ho cominciato ad avere l'aspirazione per un blog di moda, perché la moda cominciava davvero a ossessionarmi. Poi sono andata al liceo ed quelli sono gli anni più belli della mia vita, quei 5 anni sono stati stupendi, ho conosciuto tanti amici, tra cui i miei migliori amici, che mi sono portata poi anche da grande, e è stato stupendo, soprattutto la gita in Germania, quindi il mio primo viaggio all'estero, è stata un'esperienza sensazionale.
crescendo e scoprendo nuovi mondi, comunque la mia passione per la moda è cresciuta sempre di più giorno per giorno ed è diventata veramente, come dicevo prima, un'ossessione. Poi ho avuto il primo motorino e mi piaceva tantissimo avere la mia indipendenza, quindi uscire con gli amici agli orari che volevo. E poi, 18 anni, finalmente l'indipendenza e il primo tatuaggio, che è il fiocco. Poi all'università, e l'università la scelta è stata ardua, ma alla fine ho scelto giurisprudenza, che mi piaceva, e beh, l'università è un lungo percorso che vi racconterò in un altro video se volete, perché c'è molto molto da dire. Beh, che dire, la mia vita è stata abbastanza rosea, almeno fino ai miei 23 anni fortunatamente, e le mie passioni sono sempre state la moda, i libri, gli amici, quindi le persone, l'espansività, la mia famiglia. E quindi spero che questo video possa esservi stato di intrattenimento. Vi mando un mega grosso bacio. E quindi vi do un saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao da Dedda!